Ciao ragazzi e bentornati oggi qui sul mio canale. Oggi siamo qui tornati con un nuovo video, con il video appunto prepartita. Il primo video prepartita dell'anno del 2024, prepartita appunto di Modena Brescia. Prima di iniziare, signori, però mi raccomando, lasciate un bel mi piace a questo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E per me, cioè per voi non costa nulla, invece, completamente gratuito, per me invece vale tantissimo. Mi raccomando, massimo supporto. Detto questo, ragazzi, detto questo, si intro ovviamente brevissima e partiamo con il primo ufficiale prepartita dell'anno, del 2024, perché comunque domani appunto affronteremo il Modena in casa loro. Modena con la quale comunque abbiamo perso all'andata, quindi Modena che quest'anno sta sorprendendo. Adesso comunque stanno un po' calando a livello anche di risultati, però comunque sicuramente stanno facendo una stagione forse anche al di sopra delle aspettative il Modena, quindi non sarà di certo una sfida facile, anzi non, di certo non sarà una sfida facile, dopo sistemo un attimo, ok? Non sarà di certo una sfida molto facile, anzi, però sarà comunque una partita che ci potrà comunque poi vedere avvicinarsi in quella zona, alla zona playoff. E comunque ripeto, ragazzi, continuo sempre a ribadire che l'obiettivo numero uno, ragazzi, l'obiettivo numero uno, cioè non ci facciamo stare illusioni, l'obiettivo numero uno è la salvezza, vincere. Per provare ad arrivare a 40 punti, se arriviamo ai playoff, facciamo una mezza impresa. Lo dico, facciamo una mezza impresa se arriviamo comunque ai playoff. Se ci salviamo, abbiamo fatto il minimo indispensabile. Quindi proviamo prima a guardare a quella che è magari anche la zona calda. Quindi proviamo soprattutto a guardarci dietro. E poi, se possiamo, dopo essere arrivati a 40 punti, provare a guardare in avanti. Questo comunque è un po' l'obiettivo principale di questo 2024 che speriamo ci regali tante tante emozioni per il nostro Brescia. E diciamo, ragazzi, che alla fine non lo so, cioè, ho delle sensazioni comunque abbastanza positive, perché ripeto, c'è cioè, la sconfitta contro il Parma non è sicuramente demoralizzante. E anzi, forse potrebbe, è una sconfitta che potrebbe forse farci capire, comprendere qualche errore di troppo fatto in quella partita. E quindi di sicuro non sarà una sconfitta demoralizzante, anche perché comunque era arrivata contro una squadra che comunque era campione d'inverno, era capolista, e lo è tuttora, ovviamente, e che continua ad allungare. Quindi alla fine, ragazzi, comunque domani affronto una squadra ovviamente non impossibile, chiaramente, anzi, in modo che ce la terrà poi tranquillamente a giocare. E quindi domani, ragazzi, comunque, però di non affrontare una sfida facile, o comunque diciamo, però sicuramente, o comunque diciamo, una sfida comunque non semplicissimo, però comunque alla tua portata, alla fine comunque una sfida alla tua portata, una sfida che puoi portarti a casa. Alla fine la partita col Modena, che tra l'altro all'andata comunque hai perso, ed era la prima delle 5 sconfitte di fila che poi hanno portato comunque a demoralizzare completamente l'ambiente Brescia, che quelle 5 sconfitte veramente non si intravedeva nessuna luce in fondo ad un tunnel che sembrava infinito. Però poi alla fine è arrivato Maran e tutto, diciamo che quasi tutto come sembra sistemato, ma siamo comunque una squadra che ha dei limiti, siamo comunque una squadra che ha dei limiti e che ogni tanto li nasconde alcune volte li nasconde, alcune volte li tira fuori. Quindi, insomma, una squadra che comunque dobbiamo trovare comunque una continuità di risultati importante. Perché alla fine comunque la squadra buona ce l'hai, ma sul mercato, ragazzi, bisogna fare tanto. Tra l'altro, anche qualche piccola notizia di mercato che io voglio dare negli ultimi giorni, come ad esempio Ndoye, che appunto gli è stata la rescissione del contratto,
E mi dispiace comunque perché alla fine è un giocatore che alla fine per noi ha dato tanto, è stato tanti anni qui e quindi alla fine dispiace. Alla fine dispiace perché quando hai un giocatore per tanto tempo, poi quando se ne va comunque lascia sicuramente un segno importante alla fine l'ha lasciato qui comunque. Comunque è stato qui anche Yannis, quello che l'anno della promozione, l'anno della Serie A, quindi... Beh, direi ragazzi che comunque noi sono dato, quindi comunque mi spiace abbastanza, però bisognava anche cedere per provare poi a fare qualche entrata importante. Tra l'altro è stato accostato anche Ndour, se si pronuncia così, Ndour del Paris Saint-Germain, che è bresciano, quindi effettivamente una possibilità di prenderlo c'è, cioè, speriamo ragazzi, incrociamo le dita, a me piace, incrociamo le dita, faccio, incrociamo le dita, a me piace tantissimo, sarebbe la formula del prestito secco su di lui, e speriamo che possa accadere, ragazzi, speriamo che possa accadere, c'è anche altre squadre di B su di lui, e vediamo, ragazzi, vediamo quello che accadrà in questo mercato, il fatto sta che comunque domani affronti, ripeto, una squadra tosta, tosta, ma alla tua portata. Questa comunque è, diciamo, è proprio la mia analisi. Partita difficile, ma comunque sulla carta è alla tua portata. Anche per un modo invece alla fine sono lì. E tra l'altro vi leggo le probabili formazioni che ho qui davanti, ragazzi, le probabili formazioni del sito Tifo Brescia. E ve lo dico subito, ragazzi, ecco, ce l'ho davanti, il Modena che... Partiamo con quella del Modena, Modena che si schiera con il 4-3-2-1, con Gagne in porta, la difesa con Ponzi, Zaro, Causa e Cotali, Alippo, Imagnino, Palumbo, Duca, Tremolada, Lex, Manconi e Falcinelli. Tra l'altro nel Modena che dovrebbe giocare anche Corrado che appunto era accostato al Brescia effettivamente come esterno, ma poi non è più arrivato, è andato al Modena. Qui comunque non lo dà tra titolari, vedremo se domani comunque partirà o meno dal titolare appunto dal primo minuto. Poi per quanto riguarda il Brescia, signori, abbiamo ovviamente la 3-4-2-1, quindi comunque con la difesa. Quindi modulo con la difesa 3 e con la doppia e con un'unica punta. Andrenacci in porta, ovviamente. Ovviamente, ragazzi, per il finale ritorno di Lezzarini ci sarà sicuramente lui. Cistana, Adorni, Mangraviti, quindi Cistana che nonostante comunque sia sul piede di partenza, nonostante comunque ci sono tante squadre su di lui, nonostante il contratto è scadenza, nonostante comunque il giocatore ha espresso un po' la volontà di cedere, comunque di essere ceduto, qui comunque lo dà tra i titolari, nelle probabili lo dà comunque tra i titolari. E poi abbiamo Yallo sulla destra o sinistra, lo schiero sulla destra, Paghera, Bisoli e Dickman, quindi credo Yallo a destra, Dickman a sinistra a questo punto, oppure Dickman a destra, Yallo a sinistra, comunque alla fine cambia poco, preferisco più la seconda, sinceramente, la seconda opzione. Poi Bjarnason e Galazza a questo punto, quindi le due seconde punte dietro l'unica punta Borrelli. Secondo me ragazzi è una formazione che effettivamente può funzionare. Indeciso appunto per quanto riguarda la questione comunque Cistana, perché vediamo se effettivamente se giocherà titolare bisogna vedere se effettivamente la sua prestazione sarà all'altezza. E vediamo se appunto giocherà con voglia oppure se avrà già la testa d'altro, come effettivamente è stato già in precedenza, ragazzi. L'abbiamo visto, già si vedeva in campo e comunque non giocava praticamente contro voglia, già la testa al di fuori. Speriamo che non sia così. E detto questo, ragazzi, detto questo, io il video lo termino qui. Io il video lo termino qui. Abbiamo parlato per 9 minuti, 9 minuti di video. Abbastanza sostanziose, diciamo. Comunque, primo le finisce quindi il primo ufficiale prepartita dell'anno. Fatemi sapere, mi raccomando, voi che cosa ne pensate. E niente, ragazzi. Noi ci vediamo con il prossimo video. E soprattutto, ci vediamo domani con il post partita di Modena Brescia. Mi raccomando, noi ci vediamo quindi domani. Vi do appuntamento a domani. E arrivederci a tutti. Bella, forza.